Eh sì, è proprio così. Sky dal 1° maggio 2023 aumenterà i prezzi a alcuni clienti, quali ve li spiego in questo video. E ciao amici, benvenuti tutti in questo nuovo video. Io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. E oggi purtroppo andiamo a parlare dell'aumento di pacchetto che avverrà con Sky. Sky ha annunciato attraverso il suo sito che ci saranno degli aumenti di pacchetto per alcuni clienti. Voi volete sapere quali? I clienti, prima di tutto principali, che hanno uno Sky Q Platinum con servizio multiscreen, perché aumenterà il costo del multiscreen e quindi per determinati abbonati ci sarà un incremento dell'abbonamento da 3,90 € fino a 5,90 €. Questa cosa è dedicata prima di tutto dai aventi abbonamento dal 1° aprile 2018. Chi ha fatto un abbonamento dal 1° aprile 2018 avrà un aumento di 3,90 €, mentre quelli che antecedente al 1° aprile 2018 avranno un aumento addirittura di 5,90 €, mentre per i nuovi abbonati, cioè quelli che hanno un abbonamento a partire dal 4 febbraio 2021, il costo dell'abbonamento sarà di 3,90 €. Questo come succede? Allora, succede perché Sky ha fatto in questi determinati periodi determinati abbonamenti, determinati contratti che durano tot mesi, cioè 18 mesi avete il contratto bloccato. In questi 18 mesi non avrete aumenti e non avrete niente. Mentre dopo aver preso queste date ci saranno questi aumenti. Voi ovviamente andate a controllare se avete un abbonamento Sky. Quello che vi consiglio io è di chiamare Sky, contattare al numero di Sky, li contattate o se no vedete sul proprio vostro Sky Fai da te. Che cos'è lo Sky Fai da te? Lo Sky Fai da te è l'applicazione dove ci sono scritte tutte le informazioni del vostro abbonamento, da quando è partito, gli aumenti, i prezzi e tutto quanto. Certo, è vero, Sky l'ha scritto nel proprio sito, però per dirlo ve lo dico io adesso. Quindi, prima che vi succeda qualcosa, non vi preoccupate, c'è il tecnico digitale che ve lo dice. Poi, se vi aumentano, quando vi aumenteranno il pacchetto, voi avete la possibilità di disdire fino al 19 maggio. Quindi potete mandare la raccomandata con ricevuta di ritorno, fare la disdetta del pacchetto multiscreen e non avrete l'aumento. O addirittura dovete chiamare Sky e rimodulare il contratto. Quindi questo video era prima di tutto un'informativa e soprattutto se avete problemi con l'abbonamento o bisogna vedere, dovete cambiare il vostro decoder, quindi sbrigatevi. Se volete cambiarlo, cambiatelo adesso, bloccate il prezzo per altri 18 mesi e il gioco è fatto. Non avete nessun aumento e vi rimane sempre così. Quello che vi consiglio io è che se avete un abbonamento vecchio, questo è il momento buono. Bloccate il prezzo per altri 18 mesi e poi tra 18 mesi si farà la disdetta o altro. Quindi quello che ti invito a fare, prima cosa, è lasciare un like, iscriverti al canale e seconda cosa, se vuoi informazioni, se vuoi upselling di pacchetto, modifiche sul tuo contratto e vedere quanto costa, non serve solo il servizio clienti, mi puoi contattare direttamente anche a me. Io o il mio team ti contatterà. Prendiamo un appuntamento, parliamo, controlliamo il tuo abbonamento e vediamo quello che possiamo fare. Quindi, per questo video è tutto. Ciao a tutti da Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale. Ciao!